Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, oggi davvero fatta da voi. Perché quest'oggi io in realtà farò ben poco. Abbiamo avuto la fortuna di avere quattro protagoniste e ognuna di loro ha avuto modo di farsi sentire oppure vedere. Ci hanno parlato davvero tanto di sé, ci hanno anche inviato delle foto. Faremo infatti davvero un vero e proprio viaggio nel bel paese. Andremo infatti in Abruzzo, nelle Marche, in Sardegna e anche nel Lazio. I progetti che vedremo quest'oggi sono quelli pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile. State guardando questi, vero? Sono bellissimi. Li avete già visti sul sito? No? Allora andate. Li potete trovare nella sezione dedicata agli uncinetti, in particolare la sottocategoria alluminio. Ebbene sì, Tessiland, che non si ferma mai, che ha la continua ricerca di nuovi prodotti da poter proporre, ha deciso di mettersi in gioco e di inserire all'interno del proprio catalogo gli uncinetti in alluminio Tessiland. Sono degli uncinetti davvero molto belli, è il primo aggettivo che ci viene in mente, ma sono anche di ottima qualità, sono ovviamente in alluminio e sono presenti in tutte le numerazioni, quindi 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10 e 12, insomma. Vi preoccupate del colore che possa essere in un certo senso di intralcio durante la lavorazione? Non è nel caso degli uncinetti Tessiland. Perché? Perché il colore è impresso a fusione, quindi non c'è alcun rischio di avere ad esempio dei grumi e quindi il vostro filato potrà scivolare perfettamente. Da notare oltretutto anche l'organizer da tavolo della Prim, che voglio dire. Allora, questi uncinetti mi faranno compagnia per tutta la puntata di Tessiland Condivision. Ho parlato, ma vi ho detto, è una puntata davvero molto ricca, quindi iniziamo subito con il primo progetto di oggi e partiamo da Osimo, un piccolissimo paesino in provincia di Ancona. Vai! Allora, partiamo subito quindi con Gloria, fatta a mano, ovviamente chiameremo Gloria. Quello è il nome utilizzato su Facebook e sulla sua pagina, che ha realizzato lo scialle Céline della Fatta Tuttofare ed ha utilizzato, vediamo cosa. Gloria ha utilizzato tre Felix nero e uncinetto numero 6. Il filato le è piaciuto per la sua morbidezza, la sua scorrevolezza, ma soprattutto la sua luminosità, e anche questo tutorial l'ha colpita particolarmente. Ha scelto il colore nero in quanto secondo lei ben si adattava a tutti i suoi cappotti o vestiti invernali. Ha apportato qualche piccola modifica per personalizzarlo e farlo, diciamo, più adatto a lei, ma adesso parliamo un po' di lei. Ma non lo facciamo noi, lo farà direttamente Gloria con questo video. Ciao, sono Gloria, sono una psicologa, psicoterapeuta e insegnante di yoga per bambini. Sono marchigiana e adoro la mia regione. Qui abbiamo tutto. Abbiamo il mare, le montagne, le colline, laghi, fiumi, si mangia benissimo, ci sono tantissimi vini che meritano di essere conosciuti, è una regione ricca di tradizioni, ci sono tantissimi borghi medievali, c'è un borgo che si chiama Offida, che è conosciuto come il borgo del merletto a tombolo. Io non sono di Offida, sono della provincia di Ancona, ma comunque sin da piccola ho sempre visto la mia mamma cucire e lavorare all'uncinetto, lavorare a punto croce, le mie nonne erano bravissime a lavorare ai ferri e così anche io da piccola mi ero appassionata a questo mondo. Avevo voluto imparare a lavorare all'uncinetto, soprattutto mi piaceva tantissimo. Poi però con il passare degli anni, nel periodo dell'adolescenza, non ne ho più voluto sapere, non ho mai più voluto nemmeno indossare qualcosa che era fatto all'uncinetto o ai ferri. Ultimamente, complice anche questo periodo in cui abbiamo tanto tempo libero, mi sono riavvicinata a questo mondo, ho voluto riprovare a prendere l'uncinetto in mano e anche i ferri e sono contentissima di averlo fatto. Passo ore e ore a cercare schemi, tutorial su internet e a cercare i filati, a guardarli, a guardare i colori, a toccarli e a immaginare cosa ci posso fare. È un'attività veramente terapeutica, è rilassante, divertente, aiuta a restare concentrati su un obiettivo e alla fine quando si vede il proprio progetto realizzato, concluso, è una soddisfazione grandissima. Provate anche voi a lavorare all'uncinetto e venite a visitare le Marche.
E concludiamo con una citazione di Helen Keller, che proprio Gloria ha inserito quando ci siamo, diciamo, scritte, che però sono certa molte di voi si riconosceranno. E riguarda proprio la passione, in questo caso soprattutto per l'uncinetto e per l'handmade. Le cose migliori e più belle della vita non possono essere né viste e né toccate. Devono essere sentite con il cuore. Ecco, Gloria ci ha detto che secondo lei fare qualcosa all'uncinetto si possa sia vedere che toccare. Ma una cosa fatta con passione all'uncinetto si possa sia vedere che toccare, ma anche e soprattutto sentire con il cuore. Brava Gloria! Il secondo progetto di quest'oggi è di Anna Maria Gess. Qui voliamo in Sardegna, precisamente a Baia Sardegna. Allora, lei ci ha inviato un bellissimo messaggio vocale. Io vi dico giusto qualche dettaglio del suo progetto. Come potete vedere, lei ha realizzato questa carinissima borsettina o portamonete, insomma, ecco come volete chiamarla, realizzata con, vediamolo. Anna ha utilizzato il Pandoro Queen Cipria, l'uncinetto numero 4 e la Click Clack Heart. Io non dico altro, dirà tutto lei. Ascoltiamo quindi Anna. Ciao Valentina, ciao a tutta la Tessiland. Beh, io sono Anna, ho 40 anni e un anno e mezzo fa ho scoperto che l'uncinetto per me era una passione. Anzi, più che una passione, una dipendenza, devo dire. Ed è un grandissimo antistress. Dopo aver perfezionato la tecnica, ho voluto provare ad inserire le mie creazioni nel negozio di artigianato che gestisco con mia madre qui a Baia Sardegna, sulla costa nord della Sardegna, a due passi da Porto Cervo. Di questa pochetta a cuore mi sono innamorata appena l'ho vista, perché era molto particolare, però era realizzata con un cordino diverso. E avevo già usato il Pandoro Queen per altri due progetti e è un filato che secondo me più lo usi e più lo apprezzi e impari anche a dosare poi la tensione del filo, essendo un filo un po' elastico. Poi devo dire che è una rocca che ha una resa enorme e appunto ho realizzato tre progetti in tutto e ne ho ancora per eventualmente un quarto piccolo progetto. E questa pochette a cuore misura 16 cm x 14, quindi abbastanza grandina, insomma, realizzata a maglie alte con l'uncinetto numero 4 e la click clack sempre della Tessiland da 8,5 cm. La cosa bella di Tessiland è che ogni volta che ho un dubbio sul filato da scegliere per un progetto li contatto su WhatsApp o su Messenger e sono sempre disponibilissimi e questo secondo me è molto importante. Quindi che dire, grazie, grazie, grazie Tessiland. Ho avuto la fortuna di visitare Baia Sardegna e ve la consiglio perché è davvero bellissima. Complimenti e che fortuna, Anna. Terzo progetto di oggi, torniamo nel centro Italia, questa volta in Abruzzo. Infatti la terza protagonista di quest'oggi è Cristina Saccomandi, che ha realizzato tutte queste bellissime ghirlande. Aveva in realtà preso spunto da un'immagine vista sul web. Le era piaciuta in particolar modo l'immagine del paperotto e poi ecco qui che cosa ne è venuto fuori. Cristina ha utilizzato innanzitutto degli anelli di polistirolo, li ha rivestiti con Iggy Print Stoccolma e ghi verde, ovviamente tutti lavorati con uncinetto numero 3 e poi dettagli fatti con la Dele e la Raya e quindi uncinetto numero 1,5 e lo 0,9. E anche Cristina ci ha inviato un messaggio vocale, ascoltiamolo. Salve a tutti, mi chiamo Cristina, ho 43 anni, sono un'infermiera abruzzese di origine, vivo a Milano ormai da tanti anni, sono venuta qui per lavoro e mi sono innamorata di questa città e poi di mio marito che ho sposato. E sono rimasta qui. Gestisco una pagina Facebook che si chiama Con un filo tra le mani, che è nata un po' dalla crisi. Io da ragazzina ho sempre fatto punto croce, ricamini, tanti lavoretti che facevo generalmente per me e per le amiche. Quando c'è stata la crisi ho avuto l'opportunità di iniziare a ricamare per una rivista di punto croce. L'ho fatto per qualche anno finché poi anche lei ha ceduto sotto la crisi ed è chiuso e quindi mi sono ritrovata senza questa seconda attività che mi potesse aiutare e quindi ho deciso di buttarmi in questa esperienza di pagina Facebook
e mi sono ritrovata a fare quindi non solo quello, non solo a ricamare. E allora ho rispolverato un po' di vecchie conoscenze degli strumenti, le ho approfondite, ho seguito tanto i tutorial, soprattutto della Fata di Chris, per poter proporre cose nuove a chi comunque mi seguiva, a chi era abituato a conoscere anche un po' i miei lavori già dalla precedente attività. E mi diverto anche, mi piace molto, mi dà soddisfazione perché comunque vedere che le cose piacciono, che vengono apprezzate, che vengono richieste, è comunque una bella soddisfazione. E adoro i vostri prodotti che uso sempre, lo sapete. E niente che dire, spero di essere riuscita ad essere esaustiva. Brava Cristina e complimenti, perché i tuoi progetti sono davvero bellissimi, continua così. La foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana, l'abbiamo già citata, infatti abbiamo avuto modo di parlare di lei già qualche puntata fa, ma nuovamente si ripresenta. Parliamo di Caterina Musa, che ha realizzato questo bellissimo vestitino per la sua dolcissima bambina di 9 anni, prendendo spunto dalla t-shirt Malibu della Fata Tuttofare. Ascoltiamo il suo messaggio vocale perché è davvero molto interessante, soprattutto il lavoro che fa. Salve, sono Caterina, ho 45 anni e vivo a Cori, un piccolo paese prevalentemente agricolo della provincia di Latina. Qui mi occupo di rimpaglio sedie, l'antico mestiere di mio nonno. La mia passione per l'uncinetto nasce da bambina, quando tentavo di imitare le mie vicine di casa che d'estate si sedevano lungo i vicoli del quartiere e realizzavano centrini. Ricordo che al mare con i miei nonni, anziché giocare con gli altri bambini con la sabbia, realizzavo sciarpine all'uncinetto. Per quanto riguarda il progetto in foto, ho preso spunto dalla maglia Malibu della Fata Tuttofare. In teoria volevo realizzarla per me, ma poi la mia bambina di 9 anni, mentre lavoravo, continuavo a carezzare la lavorazione e a dire che era bellissima. Quindi, per farle una sorpresa, ho ridattato il modello e ne ho ricavato un vestitino per lei. È stata contentissima, non appena mi ha visto mi ha detto: "Mamma, mi sembra di essere Lisa Simpson vestita di colori diversi". Per realizzare l'abitino ho utilizzato 6 gomitoli e mezzo di Gigos variante Malibu e ho utilizzato un uncinetto numero 3. La scelta dei colori non è stata casuale, ma voluta, perché quelle sfumature cromatiche mi hanno ricordato il mare d'inverno. L'abito è già stato lavato 2 volte in lavatrice e ne è uscito perfetto, impeccabile. D'altronde l'Iggy non tradisce mai, infatti l'ho utilizzato anche lo scorso anno per altri progetti e sono tuttora perfetti. Quello che volevo dire è che acquisto già più di un anno da Tessiland e non ho mai avuto problemi con i loro prodotti. Quello che ho capito nella poca esperienza è che bisogna trovare per ogni filato il progetto giusto da realizzare e soprattutto l'uncinetto adatto. Una volta fatto dei campioni poi si può procedere senza problemi. Grazie di nuovo a Tessiland che ci offre tutti questi prodotti a un buon prezzo. Davvero complimenti Caterina per la tua passione per l'uncinetto, ma anche per il tuo lavoro che va davvero salvaguardato. Caterina ha utilizzato 6 gomitoli e mezzo di Iggy Ghost Malibu e uncinetto numero 3. E la puntata e questo viaggio, possiamo dire, nel nostro meraviglioso paese si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere sempre e costantemente aggiornati sulle nostre rubriche Tessiland Condivision, Tessiland News con me Sandra, la rubrica Come fare con il maschietto di casa che è Andrea, di seguirci anche su tutti gli altri social, quindi Instagram, Pinterest e TikTok. Mi raccomando, condividete i vostri progetti. Tutti i link dei prodotti li potrete trovare proprio qui sotto, oltre che sulla fantastica i che ho qui in alto a sinistra. Continuate a leggere e a imparare tantissime cose grazie al nostro blog che potrete trovare sul sito www.meglio-di-maglia.com. Commentate sotto il video se avete suggerimenti, informazioni, complimenti o qualsiasi altra cosa voi vogliate scrivere. Cliccate un bel pollice in su se vi è piaciuto il video e condividetelo, condividete creatività, passione per l'uncinetto, amore, colori, insomma cose belle. Io vi ringrazio ancora per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!